Ho Ho deciso deciso di di intraprendere intraprendere questo questo percorso percorso per mio per mio fratello, fratello, perché perché ho ho notato notato che i che progetti progetti organizzati organizzati dall'AIDEL dall'AIDEL 22 22 lui lui si è si è trovato trovato molto molto bene, bene, e e in in particolare particolare io io cercherò cercherò di di devolverò devolverò i i soldi soldi alla alla campagna campagna di di raccolta raccolta fondi fondi per per Radio Radio AIDEL AIDEL e e un un progetto progetto Emozioniamo. Emozioniamo. Due Due progetti progetti appunto appunto riguardanti i riguardanti i ragazzi ragazzi dell'AIDEL. dell'AIDEL. In In totale totale percorrerò percorrerò 460 km,460 km, la la distanza distanza tra tra Berlino e Berlino e Copenaghen. Copenaghen. È È per per lo lo più più ciclabile, ciclabile, però però alcuni alcuni sentieri sentieri si si trovano trovano sono sono nella nella foresta. foresta. Al Al momento momento sono sono nella nella parte parte tedesca, tedesca, tra tra Berlino Berlino e e Rostock. Rostock. Ma Ma tu tu non non eri eri un un ciclista ciclista professionista? professionista? Come Come ti ti è è venuto venuto in in mente mente di di fare fare questa questa cosa? cosa? È È una una bella bella domanda. domanda. Io ho Io ho usato usato la la bici bici unicamente unicamente in in città, città, solo solo per per fare fare la la Palermo-Mondello Palermo-Mondello al al massimo. massimo. Quindi Quindi ho ho deciso deciso di di farla farla anche anche come come sfida sfida personale personale verso verso me me stesso stesso nel nel raggiungere raggiungere l'obiettivo. l'obiettivo. Come Come vi vi può può aiutare aiutare il il pubblico? pubblico? Può Può seguire seguire il il mio mio percorso percorso attraverso attraverso GoFundMe. GoFundMe. C'è C'è un un link link che che può può donare donare o o seguire seguire i miei vari aggiornamenti. O tramite i miei account Instagram e Facebook, Emanuele Carratello, o dell'associazione AIDEL 22. difficoltà stai trovando in questo percorso? Ma diciamo Diciamo che che i i tedeschi tedeschi sono sono persone persone ospitali, ospitali, però però soprattutto soprattutto in in strada strada non non guardano guardano molto molto bene i bene i ciclisti ciclisti se se non non prendono prendono la la ciclabile, ciclabile, e e in in molti molti tratti tratti non non c'è. c'è. Quindi Quindi non non hanno hanno limiti limiti di di velocità velocità e e corrono, corrono, bisogna bisogna stare stare attenti. attenti. E E molti molti sentieri sentieri nella nella foresta foresta non non sono sono o o segnati segnati o o letteralmente letteralmente non non sono, sono, diventano diventano letteralmente letteralmente foreste. foreste. Che Che risposte risposte stai stai avendo avendo dal dal pubblico pubblico che che ti ti segue segue tramite i tramite i social? social? Ma Ma grandi grandi risposte risposte di di solidarietà solidarietà e e di di sostegno. sostegno. Infatti, Infatti, anche anche se se lo lo sto sto facendo facendo da da solo, solo, non non mi mi sento sento mai mai solo. solo. Mi Mi sono sono sempre sempre messo messo di di affetto. affetto.